prossima interpellanza, nel piano grafico 242/002, firma di consigliere Bertola Pendina, avente ad oggetto Salviamo il patrimonio dell'Associazione Piemonteisa, Associazione Piemonteisa. Prego Assessore Passoni per la risposta. Allora, dunque, l'interpellanza in oggetto sostanzialmente chiede se effettivamente la TC abbia sfrattato l'associazione e in tal caso quali siano i tempi dello sfratto da parte di ATC per l'utilizzo della sede. Se l'amministrazione vuole intervenire per agevolare la prosecuzione dell'attività dell'associazione, compreso il corteo storico di San Giovanni, e comunque per la conservazione dei beni. Allora, in riferimento ovviamente alla parte patrimoniale di parte comunale, in realtà rilevo, e quindi è stato necessario per questo attingere a informazione dell'ATC, che l'alloggio in questione fu trasferito all'ASL 3 di Torino, ora ASL 1 unificata, con determinazione del 2001 a 399 della Regione Piemonte emanata ai sensi del 502, cioè della cosiddetta patrimonializzazione delle ASL di allora. Il provvedimento di allora stabiliva che il trasferimento avesse valenza a far data al 1 gennaio del 1995, e pertanto passò la gestione all'ATC e pertanto l'amministrazione dell'ATC come gestione condominiale amministrazione e l'ASL come proprietà del fabbricato. A riguardo l'ATC con una nota ci ha risposto dicendo che ovviamente è la propria competenza riferita a un'attività di mandataria per la gestione amministrativa o contrattuale dell'immobile e naturalmente non è ovviamente afferente alla loro competenza l'utilizzo dell'immobile, decisioni strategiche e quant'altro, essendo loro gestori o amministratori. Il locale via Vanchiglia 6 di circa 500 metri quadri, subito nel corso del tempo alcuni passaggi di proprietà, lo stavamo dicendo prima, dal 95 è di proprietà dell'ASL TO1. Tutto ciò ovviamente ha modificato le forme contrattuali di gestione, con redditività via via decrescente, con conseguenze che l'ATC naturalmente ha avuto necessità di far fronte a spese manutentive onerose, a fronte anche di meno entrate, a cui si aggiunge la morosità per pagamento per mancato versione dei canoni, dice la nota dell'ATC, della stessa associazione, per oggi circa 50.000 euro. Al di là del debito, ovviamente, l'ATC riferisce che è necessario ricollocare l'associazione piemontese, perché il contratto in locazione, lo spazio necessita di interventi, lavori di sicurezza sugli impianti elettrici e sulla struttura che non ne consentono di permanere al suo interno di attività e persone. Pertanto l'associazione dispone di un titolo esecutivo verso l'associazione che consentirebbe di pervenire allo sfratto per morosità già nel prossimo accesso dell'ufficiale giudiziario, previsto per il 26 febbraio. Tuttavia l'ATC è consapevole di importanza culturale e storica e proprio per questo fino ad oggi non ha ancora disposto un sfratto vero e proprio, cercando naturalmente di evitare l'aggravarsi della morosità. L'ATC infine smentisce il fatto di avere intenzioni proprie sul futuro utilizzo della sede, ma darà esecuzione a quelle che sono le volontà della proprietà, ovviamente del fabbricato. Quindi in sintesi, morosità, di fatto già gli accessi all'ufficiale giudiziario per sfratto per morosità, non la possibilità di mantenere la collocazione dell'immobile con la destinazione attuale a uso associativo, e pertanto l'ATC auspica, e naturalmente la città su questo, per quanto di competenza, ma non è solo di competenza del sottoscritto, cercherà di valutare se è possibile addivenire ovviamente a una sistemazione differente, tolto il fatto tuttavia che se l'ATC segnala l'esistenza di una morosità consistente, questo è un problema che evidentemente potrebbe costituire un problema anche alla ricerca di soluzioni diverse da quella attualmente occupata, con le conseguenti impossibilità di intervenire sulla soluzione del problema. Tuttavia, naturalmente comunicherò al collega Braccia Larghe la necessità di affrontare sul piano culturale, non solo patrimoniale, il tema, e su quella parte mi riservo naturalmente poi di argomentare e di rispondere successivamente. Grazie Assessore, prego Consigliere Bertone. Ma grazie, sì, direi che appunto bisogna argomentare anche sulla seconda parte, nel senso che
Chiaramente questa intanto è un'associazione che ha rilanciato la cultura piemontese, l'ha salvata in questi decenni dalla scomparsa e ha costituito anche in questi decenni un fondo di valore veramente forse inestimabile sulla cultura piemontese, consistente essenzialmente di libri, di materiale, eccetera, che tra l'altro è oggetto degli accessi continui di studiosi anche di tutto il mondo, quindi non solo dei nostri, ma anche di gente che viene da tutto il mondo a studiare la cultura piemontese. Per cui, al di là dell'aspetto patrimoniale, che comunque è importante, e anche dell'auspicio che l'associazione possa continuare a operare, però il problema di fondo, credo, per la città e comunque per tutte le istituzioni locali è come fare in modo che questo patrimonio accumulato negli anni non vada perduto. Quindi, diciamo, la parte patrimoniale, le ringrazio molto per le spiegazioni, adesso appunto ho un quadro più chiaro della situazione, mi conferma peraltro che lo sfratto è abbastanza imminente, quindi diciamo il pericolo che nello sfratto il materiale lì dentro accumulato vada perduto è assolutamente imminente. E, prima di andare allo sfratto o in contemporanea con lo sfratto, se la città tenesse veramente a questo materiale, si dovrebbe trovare il modo perlomeno di conservarlo, quindi di trovare un posto sicuro dove metterlo, fare in modo che non vada disperso, che non cominci magari a sparirne dei pezzi. Questo naturalmente in accordo con l'associazione, con chi la gestisce, però penso che loro saranno più che disponibili a gestire una situazione di questo genere. E quindi forse appunto su questo, non so se vale la pena magari di rimandarla poi in quinta commissione per discutere gli aspetti culturali, eccetera. Diciamo che a me interessa però che la città si spenda, se non altro per trovare un deposito provvisorio del materiale e poi per capire cosa succede, perché comunque appunto il corteo storico di San Giovanni, che storicamente è stato inventato addirittura e poi realizzato per 40 anni sostanzialmente da questa associazione, è un altro elemento importante che dovremmo trovare il modo di preservare. Quindi insomma, credo che sia il caso. Tra l'altro so che loro hanno chiesto un'audizione, credo, in quinta commissione, sin dall'inizio della consigliatura, in 3 anni ancora non si è trovato un attimo di parlare di questa situazione. Forse sarebbe il caso allora che veramente, rimandando la quinta commissione, trovassimo il modo di dedicare un po' di tempo anche a questa situazione per capire se la città può contribuire perlomeno a evitare la dispersione di questo patrimonio. Grazie. Grazie a lei, ma io nella interpellanza mi risultava difficile comprendere il materiale, perché qui si parla di patrimonio culturale più che fisici. Il materiale credo che sia proprietà peraltro della stessa associazione, quindi credo che non vada perduto e ve lo auguro. E confido comunque che questa parte qui, l'aspetto culturale, venga affrontato e quindi lo mandiamo in quinta commissione per questa porzione di sua domanda sulla prosecuzione dell'attività e sulle eventuali iniziative che durante l'anno vengono svolte con l'amministrazione. E quindi lo mandiamo, se gli uffici segnano, in quinta commissione per un approfondimento di questa parte, richiamando anche il fatto che ogni anno la città ricorda con 2 associazioni, forse non solo una, le attività legate al Gianduia, che quindi credo che non vengano perdute le tradizioni e me lo auguro anzi che vengano confermate anche per questa associazione tutte le disponibilità a coinvolgerla per le nostre feste cittadine. E...